Salve amici e benvenuti sul canale Cartoni Educati. Dobbiamo dirvi la verità, ci abbiamo preso gusto a fare i meme ed è per questo che il video di oggi sarà un piccolo meme più un piccolo tutorial. Siamo sempre Cartoni Educati. Nel video precedente avevamo visto questo, ma rivediamocelo dai, tanto dura poco. E dopo vi faremo vedere la parte 2. Sì, la parte 2. Ciao, posso avere il tuo numero di telefono? Sì, certo. In un'altra vita. Ciao, allora, posso avere il tuo numero di telefono? Me lo dai? Ancora tu? Specchio riflesso. Ricordatevi, cari amici, il male che fate oggi vi si ritorcerà contro domani. Si chiama karma. Non dimenticatelo, è importante. Bene, passiamo al tutorial di oggi. Nel primo video avevamo notato che c'erano diverse imperfezioni sul personaggio femminile. Oggi vi faremo vedere come risolveremo queste imperfezioni con il programma Photoshop. Vedete? Questo è l'OC del primo video e questo è del secondo video. Se zoomiamo, vediamo che le imperfezioni sul personaggio del primo video sono evidenti e fastidiose. Allora, come risolvere e migliorare questo? Photoshop ci offre tanti strumenti. Oggi in particolare utilizzeremo lo strumento pennello, questo qua. Come già abbiamo fatto vedere nei video precedenti, abbiamo scomposto il nostro personaggio in vari livelli. Ogni livello è una parte del corpo. Cominciamo dai capelli. Con quest'altro strumento, lo strumento contagocce, diremo al programma di utilizzare un colore ben specifico. Ecco, noi vogliamo che il nostro pennello colori con questo esatto colore. Andiamo qui e clicchiamo. Ecco, il pennello adesso colorerà di questo colore. Quindi adesso possiamo cominciare a pennellare tutte le parti dei capelli che richiedono una pennellata. Via! Stessa cosa faremo per tutte le altre parti del corpo. È un lavoro lungo e ci vuole molta pazienza, però possiamo dirvi che se le cose le fai con amore, non pesano e si fanno con piacere. Finalmente abbiamo finito, ora è decisamente meglio. Guardate, non ci sono paragoni. Bene, anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale. E perché no? Condividete il video con i vostri amici. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!